si muore del caldo, non ce la faccio più. Me ne vado da te. Sono stanchissima. Ora che ci sei. Ora che ci sei, vediamo se vede il cucinotto qua, si vede bene. Scusa, ma perché si vede? Ah. Vediamo se vede la cuoca. Thank you.
un poco. Basilico, basilico. Il basilico, basilico del mio orto. Sì. Pronto? Oh, allora, questo è un po' per Monica, dimmi amore. Pronto? Dimmi amore, dove sei? Sì, lo so amore, dai, ti prego, fammi sta ricetta qua, così almeno... Dai, tanto vai, tu vai dall'infermiera, non devi fare la fila, no? Vai lì e gli dici una ricetta per il dermatologo e una per il radiogramma. Per fare i fanghi, gli dici, no? deve fare i fanghi, ci vuole la ricetta, deve fare il radiogramma. La ricetta dei fanghi ce l'ho, è tutto a posto. Va bene, dove sei tu? Non viene un po', no? Per la parte nera. Va bene, dai, vedi tu, guarda, io ho tutto il cuore. Dai, ciao amore, ciao. Ciao, sì, ciao, vedi tu. Ah, Monica, ascoltami, la gonna marrone non era quella che mi hai mandato. Se per caso, perché sai che io non vivo senza quelle gonne mie lì. Se per caso, passi la casa. La gonna marrone per la fissettata, non la gonna nera, quella bella. Quella lì, sì, voglio. Io sento quelle mini donne a fare. Ok, ciao amore, grazie, ciao.
adesso. Ah, sì, ti devo fare dentro. Allora, io ho fame e devo aspettare i signorini, che quelli non è che dice, vabbè, vengono un po' prima, no, fino all'ultimo devono stare in spiaggia. Poi vabbè, sono in ritardo, devo preparare tutti questi cosi qua adesso. Ok. C'era una cadetta piccolina in Canada, Luca. Cosa? C'è i papaveri, lo sai che i papaveri sono alti, 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 e io sono piccolina, e io sono piccolina. Io invece a Greta gli sto insegnando come porti i capelli bella bionda. Tu li porti alla bella marinara. Eh? Scusa amore, sono sorda. Beh, mi staccano così facilmente, eh. Ne ho 5 o 6 che mi sono staccate, devo rifare. Allora, aspetta che mi lavo le mani. E chiudiamo. Thank you.